annunciare questa realtà e vorrei che, Signore, ti prego, mandi il tuo Spirito Santo di rivelazione perché i nostri cuori si possano riempire del tuo Spirito ed essere illuminati su questa realtà. Io dico che questo qui, l'amore crocifisso, è la potenza più grande che esiste, più delle bombe atomiche. Guardate, allora, nel mondo tutti vogliono essere re. Il re comanda e ci sono i sudditi. Guardate la storia che noi studiamo, la storia del mondo. Quanti si sono costruiti su questa terra un regno per essere grandi? Alessandro Magno era già re, già aveva la Macedonia come territorio, dove è nata Maria Teresa di Calcutta. Ma lui voleva essere un grande, si è fatto un esercito con delle caratteristiche che gli altri eserciti non avevano, con la falange, con i soldati che avevano le lance lunghissime, era una parte dell'esercito invincibile. Con quella ha sconfitto tutti gli altri eserciti e si è fatto un impero a quei tempi immenso. Ecco, lui si è costruito la sua grandezza sul sangue delle persone sconfitte e sul sangue delle persone che gli erano amiche, per innalzare se stesso, per essere re, per comandare un ampio impero. La Bibbia racconta che l'unico che è riuscito a espugnare Gerusalemme, il re Nabucodonosor di Babilonia, aveva anche lui lo stesso desiderio, pochi secoli dopo, aveva fatto un grande impero. Col suo esercito ha sconfitto tutti i popoli d'intorno, si era allargato dalla Babilonia fino giù in Palestina, era arrivato, ha conquistato tutto quanto. Beh, lui racconta la Bibbia che saliva sul suo grande palazzo regale, andava sul balcone, guardava intorno a 360 gradi fino all'orizzonte: è tutto mio, sono grande. La superbia. E per diventare così grande, sangue e morte degli avversari, sangue e morte dei suoi soldati. Ma quanti altri? L'impero romano, il più grande impero della storia dell'Europa occidentale, eserciti, si chiamano le legioni, sparsi in tutti i territori, con una perizia militare ormai assodata in centinaia di anni, con armi studiate bene per essere leggere e manovrabili per sconfiggere il nemico. Nessuno riusciva a sconfiggere le legioni romane. L'impero più grande, che cosa ci rimane di questo impero? Le mura a pezzi per terra, il Colosseo metà giù, metà su. E l'imperatore romano, che aveva questo impero immenso, lui diceva di essere Dio. Lui faceva mettere nei luoghi pubblici delle statuette che rappresentavano la sua immagine e le persone erano obbligate a bruciare dell'incenso in adorazione dell'imperatore romano. Chi non lo faceva andava sotto tortura, poi condannato a morte. I cristiani non lo facevano perché dice, tu sei un uomo, sarai il capo di un impero immenso, ma sei sempre un uomo, Dio è soltanto Gesù Cristo. Tortura e morte davanti alle belve al Colosseo. Ecco, lui, sono Dio per questo grande impero. Che cos'è che gli provocava questo grande impero? Le armi, che se tu non fai quello che ti dico io, ti ammazzo. La paura della morte faceva diventare schiave le persone che avevano il potere delle armi. Oggi non è lo stesso. Tutte le grandi nazioni vogliono la bomba atomica. Guardate la lotta che sta a fare l'Iran per riuscire a ottenere la bomba atomica. Le altre già la ce l'hanno, Stati Uniti, la Russia e tante altre. Persino Israele c'è la bomba atomica. Perché la bomba atomica, le bombe atomiche e poi quelle attuali, sono così potenti che quella di Nagasaki e di Hiroshima sono i petardi rispetto a quelle che stanno adesso.
allora se tu c'è la bomba atomica, le altre nazioni ti temono, perché se tu la fai scoppiare, ammazzi milioni di persone in un attimo. Allora tutti la bomba atomica, per il potere sul mondo. La nazione che ha l'esercito più forte nel mondo è quella che comanda tutti. Allora qual è il potere che fa diventare re le persone oggi? Il potere delle armi, che con la paura della morte assoggetta popoli a sé. Ma ci sono anche altri poteri. Il potere dei soldi. Non si versa nessun sangue materiale, ma è la stessa cosa, perché alcuni vogliono il più possibile, per avere il più possibile lasciano tanti che a malapena sopravvivono o muoiono veramente di fame e di sete, però loro hanno tantissimo. Dal punto di vista economico, poche famiglie gestiscono l'economia del mondo intero, per quanto sono sfondatamente ricche. E queste famiglie non distribuiscono i loro beni per far mangiare i poveri. Non danno il loro di più a chi ha di meno. Vogliono sempre di più per insaldare il loro potere nel mondo. E poi ci sono altri poteri. Un'attrice bella sa che metterà in ginocchio il mondo intero, perlomeno quello maschile, perché tutte guardare i suoi film, tutte guardare il suo corpo, la sua bellezza, tutti così cascano di fronte all'attrice, finché è bella, è giovane, e tante altre cose. Nel mondo ci sono tanti poteri. San Paolo chiamava queste cose principati e potestà, che sono non angeli del bene, ma angeli del male. Un principe che comanda, cioè una fetta di questo mondo, attraverso un particolare potere. Un principato significa che un demone, per esempio il demone dell'avarizia, attraverso attaccamento ai soldi, entrando nei cuori e nelle teste di quelli che hanno creduto a quel potere, fa gestire una fetta di questo mondo sotto quel potere. Chi è sotto quel potere sta sotto schiavo del principato dell'avarizia. E altre cose dello stesso modo. Allora, queste cose ai tempi di Gesù Cristo, prima di lui, oggi gestiscono il mondo. Oggi nel mondo esiste la fame. La fame. Esistono persone che muoiono perché hanno troppo poco da mangiare. E non sono qualcuno, sono tantissimi. Qui in Italia, l'ho detto tante volte, lo ripeto e spero che qualcuno abbia gli occhi, i poveri che hanno meno del necessario per vivere sono arrivati, si chiama sotto la soglia di povertà assoluta, ad essere oltre 4 milioni e mezzo, e sono in crescita, anno per anno sempre di più. Nessun governo ha fatto politiche per togliere la povertà in Italia. Nessuno. E i poveri crescono sempre. I poveri in povertà, stato di povertà relativa, sono arrivati in Italia ad essere 10 milioni e 300 mila. Siamo la nazione col più alto numero di poveri d'Europa. Non stiamo parlando dei bambini, come si chiama, gli africani, piccoletti, col pancione, con i vermi. No, qui in Italia. La povertà, perché questo? Dove stanno i soldi? Dove sono scomparsi? Ce l'hanno alcuni che gestiscono i miliardi di euro per le cose loro, ma la gente non ce l'ha più nelle tasche, i soldi non si trovano. E che servite all'Europa? Da quando siete all'Europa la povertà è triplicata. L'Italia era la quarta potente industria del mondo, non so adesso che livello siamo, prima dell'Europa, dopo l'Europa, precipizio infine. Voglio dire, l'Europa è la pace, non è vero. Se non c'è l'amore nel cuore delle persone, un'unità politica, un'unità monetaria non fa la pace. Perché i tedeschi non amano gli italiani non amano i tedeschi, i francesi non amano gli inglesi e così via. È rimasta così la cosa. Chi li ha convertiti? Chi ha cambiato il loro cuore?
l'euro, le convenienze politiche. Allora è venuto Gesù Cristo, che dal cielo non poteva sopportare un mondo dominato da poteri che distruggono gli uomini. Accennati appena alcuni, ma potevo parlare di quelli spirituali, non si finisce mai. Lui è venuto, Dio fatto uomo, l'amore diventato persona. Ha giocato nel mondo una carta, ha esercitato nel mondo un potere che si chiama non soldi, non armi, non il corpo, la bellezza, ha esercitato nel mondo un potere che si chiama amore. E questo potere, durante il corso di Gesù terreno, è andato a cozzare contro gli altri poteri. Mi sono dimenticato di dire prima del potere religioso negativo, quello dell'Antico Testamento. La falsa religione è il potere negativo più tremendo del mondo, peggio dei soldi, peggio delle armi. Quello è quello che è condannato a morte Gesù Cristo. La falsa religione dell'Antico Testamento, che sopravvive ancora oggi. Cosa ha fatto Gesù Cristo? Ha amato, punto e basta. Quando era ragazzino, amava da ragazzino. Quando era lavoratore, amava da lavoratore. Quando Dio l'ha mandato a predicare il Vangelo, ha amato, predicando il Vangelo, dicendo a tutti che Dio esiste, che Dio ci ama, ha amato i malati guarendoli, ha amato i posseduti liberandoli, ha amato i peccatori convertendoli a Dio. Ha amato. Ha fatto sempre e solo questo il Signore Gesù Cristo. Facendo questo è andato a cozzare contro i poteri di allora. I maestri ebraici, i rabbini, che vedevano i loro figli di persone, i discepoli, assottigliarsi perché tutti andavano dietro a Gesù Cristo e prendevano lui come maestro, rinnegando loro, non è che dicevano: ma a noi che ci interessa veramente capire le cose di Dio, andiamo anche noi a ascoltare questo maestro, dice delle cose che noi non conosciamo, forse dobbiamo imparare qualche... No, siccome le loro fila di discepoli diminuivano e quelli di Cristo si ingrandivano, invece di pensare a scoprire la verità di Dio, pensavano alla saccoccia che si svuotava perché meno gente che venivano, meno offerte, meno... Pensavano al fatto che meno gente veniva, loro, la loro gloria di bravi maestri, dove andava a finire? Nessuno li seguiva più. Allora, quello che di buono dava Gesù Cristo alle persone, per loro era interpretata come una cosa negativa, a se stessi, al loro modo e al loro impianto di vivere la vita. Gesù faceva cose buone e loro, invece di accostarsi a Dio, di mettersi con Dio, di farsi anche loro discepoli del Signore, si imbastardivano contro di Gesù Cristo. Il potere dell'amore che Gesù Cristo stava esercitando è andato a cozzare contro il potere che loro si erano faticosamente costruiti, attraverso il quale erano a qualcuno di importante nel mondo, attraverso il quale facevano soldi, attraverso il quale avevano una platea di persone a loro disposizione. Quindi Gesù Cristo, facendo del bene, si è creato dei nemici. Facendo del bene si è creato dei nemici, persone che non lo sopportavano solo perché faceva del bene e perché la gente andava dietro di lui non più di loro. Capite questa cosa?
Le persecuzioni dei cristiani non sono fatte, non so, allora, mettiamo che a Martinsicuro ci stanno due bande che spacciano la droga. Allora dice, sono rivali perché la piazza è quella, se una banda ha più acquirenti fa i soldi, quell'altra ne fa di meno. Le bande si combattono perché morte tua, vita mia. Meno vanno da te, più vengono da me, più faccio i soldi io, meno ne fai tu. Allora sì, si capisce perché le bande sono in guerra, per il controllo dello spaccio della droga, per far soldi. Ma contro Gesù Cristo perché bisogna prendersela? Quel poveraccio di Abele, perché non è stato ammazzato da Caino? Che gli aveva fatto di male? Niente! Era perché era bravo, perché faceva le cose fatte bene, che faceva rabbia e invidia a Caino. Era perché Gesù Cristo insegnava le cose vere, che faceva rabbia a quelli che insegnavano menzogne. Paglia, cose che non serviva a nessuno. Gesù Cristo si è trovato dei nemici solo perché ha amato. Guardate, non si è mai chiesti perché Giuda ha tradito Gesù Cristo. Una volta un predicatore diceva questa cosa così: quando Giuda è voluto diventare discepolo del Signore, su Maria Valtorta spiega bene queste cose. Giuda aveva capito, perché già aveva visto che Gesù Cristo predicava bene, un sacco di gente andava dietro, faceva miracoli, nessuno li sapeva fare. Ha visto in Gesù Cristo il fatto che lui poteva diventare re. Se lui diventava re, Giuda che cosa diventava? Era della cerchia più intima di Gesù Cristo, diventava ministro, diventava un pezzo grosso di questo regno nuovo. Faceva un salto di qualità infinito, da pezzente a dignitario della corte di questo nuovo re. Quella era la sua speranza. In giro di pochi anni lui passava dal niente ad essere un pezzo grosso, onore, applausi, successi, soldi, divertimenti. A lei aveva fatto il terno all'ina notte. Quando lui ha visto che Gesù non voleva diventare re di Israele, ma allora io non divento più ministro, non faccio più i soldi, non diventerò più importante. La speranza che lui aveva riposto nel suo futuro attraverso Gesù Cristo, come una bolla di sapone, scompare. Come? E lui come se fosse sentito tradito da Gesù Cristo. Allora tu non diventi più re, e io che ho fatto tutto per seguirti, che cosa farò in futuro? Devo tornare a lavorare per guadagnare i soldi. Giuda si incavola di brutto, per cui Gesù Cristo gli diventa nemico, non più il maestro dal quale imparare, il nemico da sopprimere per poter essere sereno nella vita. Ecco perché diventa traditore e se ne sbarazza andandolo a vendere al Tempio di Gerusalemme per 30 sporchi di denaro, che era una cifretta, purché Gesù fosse arrestato ed ucciso. Così la pagava di avergli tolto questa speranza. E gli altri apostoli lo stesso. Ricordate la mamma di Giacomo e Giovanni, Giacomo il primo vescovo di Gerusalemme e Giovanni l'apostolo scrittore del Vangelo, tre lettere del Nuovo Testamento e il libro dell'Apocalisse. Signore, quando sarai re, i miei figli, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Tu sarai il numero uno, i miei figli, il numero due e il numero tre del regno. Poi tutti gli altri. E gli discepoli si chiamano con questi qua delinquenti, si devono scavalcare, ci fanno le scarpe con la mamma a nostra insaputa. Tutti speravano di diventare pezzi grossi. E la gente, questo va a fare Gesù Cristo, farà diventare re. Quante volte abbiamo parlato della moltiplicazione dei panni e dei pesci?
Gesù prima ha fatto una grande predica a questa folla di oltre 30.000 persone, poi gli aveva guarito tutti i malati, più di 1.000 miracoli, poi ha fatto la cena di pane e di cena di pesce, classica cena di pesce, ha fatto Gesù Cristo la cena di pesce, pane e pesce moltiplicati. Questo è il nostro re, ci dà la mangiare senza lavorare, così buono. Questo, il nostro re Erode, sto delinquente che ci sfrutta i quattrini, quello non ce lo vogliamo come nostro re. Basta, ci fa soffrire, di spendere i soldi. Vogliamo Gesù Cristo come nostro re, a furore di popolo. E quando Gesù Cristo viene da Gerusalemme la Domenica delle Palme, che cosa succede? Tutti per terra i mantelli, le frasche, Cristo benedetto, quello che viene il nome di... Pensavo che fosse diventato Gesù Cristo re, la goduria, la vita, una cosa meravigliosa, il paradiso sulla terra. Gesù Cristo accetta di diventare re così? No, delude tutti. Tutti si erano fatti un'immagine, un'idea sbagliata di quello che Dio doveva fare a loro. E le persone perdono la fede. Da lì a poco, Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, 3 giorni, 4 giorni dopo, crocifiggilo. Perché hanno deluso tutti. Allora, Gesù, che stupido non era, sapeva che sarebbero venute così le cose, che sarebbe successo così, che le persone l'avrebbero male inteso e che avrebbe deluso tutti? Certo che lo sapeva. Chi ama sa le cose come andranno. Tu Pietro dici che non mi tradirai mai, che se anche tutti gli altri mi tradiranno, tu rimarrai fedele anche al costo della vita? E dico che fra poco, quando cadrà il gallo, tu già mi avrai rinnegato 3 volte. Io mai, Signore, loro lo possono, io non lo farò mai. Così succede. Lo sapeva Gesù Cristo. Conosceva la debolezza di Pietro, che lui non avrebbe retto di fronte a quella prova dove c'era da combattere con potenza spirituale grande che Pietro non possedeva, non aveva ricevuto lo Spirito Santo e non era in grado di amare quando soffriva. Le spavalderie non servono a niente in campo cristiano. O sei capace di reggere quelle prove o crolli. Gesù Cristo aveva scelto di amare e si fa nemici tutti gli altri poteri che esistevano. Il potere dei soldi, fate la carità, date e vi sarà dato, prestate senza interessi e se colui a cui prestate non ha da restituirvi, condonateglielo, non chiedete più i soldi. Ma se le banche facessero quello che Gesù Cristo ha insegnato a fare, fallirebbero tutte, magari, fallirebbero tutte, perché le banche campano con gli interessi dei soldi che prestano. Gesù Cristo ha insegnato a prestare i soldi senza interesse e senza l'obbligo della restituzione. L'obbligo della restituzione significa quel motivo per cui vi ricordate un paio d'anni fa un moratore in pensione della Sicilia che ha preso 10.000 euro di prestito in banca, ci si era fatto la casa, per, oltre a quello che avesse fatto lui col lavoro, siccome non ha avuto soldi per restituire alla banca, gli è stata tolta la casa perché era ipotecata, e lui, quando è venuto il ministro giudiziario, non l'ha fatta entrare, sono venuti i carabinieri, non l'ha fatta entrare, si è sparato e poi sono entrati. Per 10.000 euro. La banca falliva per quei soldi? L'ha voluto lo stesso, gli prendevano la casa, che è il bene primario per vivere per quella persona. Che ci faceva la banca di quella casa? Non guardava in faccia a nessuno. E quello si è ammazzato. Ha sbagliato, ma di quella morte sono colpevoli quelli che hanno voluto quei soldi. Con questo, non li si richiedono indietro, non ce l'hai. Chietri, non ti chiedo niente. Io ce l'ho per vivere, mi basta questo. Se si facesse come tu hai insegnato, le banche fallirebbero, le assicurazioni fallirebbero, le istituzioni finanziarie fallirebbero. Magari venisse presto questo.
perché non si usano così i soldi, non si agiscono in questo modo. Allora, lui era contro il potere dei soldi, contro il potere del commercio per fare i soldi. Quando lui ha cacciato tutti quanti i cambi a valute, le persone che commerciavano al tempio di Gerusalemme, si è messo contro, che quelli poi l'hanno ringraziato perché l'ha cacciati via, lo hanno odiato perché gli ha impedito di fare i quattrini, lo hanno odiato perché gli ha fatto sprecare un sacco di soldi mentre cambiavano i soldi alla gente, si è fatto nemici per fare cose bene per il padre, si è fatto nemico. Pure il potere religioso di allora, rappresentato nella persona della Sinedrio, del sommo sacerdote Caifa, i quali hanno deciso che per la salvezza del popolo di Israele Gesù Cristo doveva morire. Ecco, la religione dell'Antico Testamento che cosa aveva concepito per il bene del popolo di Dio? Uccidere Gesù Cristo. Quella religione. Che il sommo sacerdote non conosceva il comandamento che dice non uccidere, uno dei 10 comandamenti, lo sapeva alla perfezione. E come fa a dire è meglio che muoia uno solo piuttosto che perisca un popolo intero? Tu risolvi un problema come se ti uccidere una persona? Ha fatto così. Nessuno ha detto che aveva sbagliato nel Sinedrio. Allora, Gesù Cristo ha dovuto affrontare questo mondo con queste problematiche. Guardate la cosa, dov'è il potere dell'amore? Vi ho detto più volte, dicono che quando vennero ad arrestare Gesù Cristo nel Getsemani, erano soldati, persone forti fisicamente, con a capo Giuda. Dopo il bacio di Giuda, Gesù dice a questa gente, che cercate? E loro rispondono, Gesù il Nazareno. Che dice Gesù Cristo? Sono io. In ebraico, sono io, come si dice? Yahweh, che è il nome di Dio rivelato a Mosè nel roveto ardente, Yahweh. Gesù Cristo disse, sono io, con un'espressione doppia, che valeva sia nel senso pratico di indicare chi era coloro che cercavano, sia nel senso che lui in quel momento stava affermando di essere Dio. Chi cercate? Gesù di Nazareno, Yahweh. Quando annuncia chi è lui, tutti cascano per terra. Le braccia e le gambe forti dei soldati, delle persone che devono arrestare Gesù Cristo, come l'acqua. Tutti per terra. Nessuno resiste alla presenza di Dio. Allora Gesù Cristo, quando vennero ad arrestarlo, gli andò male, fu catturato. C'è stato un potere che ha scavalcato quello suo e lui è stato arrestato. Emiliano Zapata, quando ha fatto la rivoluzione nel Messico per liberare i peones dai padroni, poi è stato ammazzato, è andato male, alla fine è ammazzato. E non ha potuto fare niente per salvarsi. E Cosmo Gandhi, quando ha fatto la rivoluzione non violenta per liberare l'India dal dominio inglese, e poi si è ammazzato, alla fine l'hanno fregato, l'hanno ammazzato così. Quanta gente ha provato a fare del bene e alla fine è andata male, è stata ammazzata dal potente di turno, con trucchi, con cose. Gesù Cristo, nessuno lo ha incastrato. Nessuno ha potuto usare un potere più forte di quello che ci aveva per farlo perdere. Quando vengono da stare Gesù Cristo, lui lascia fare. Perché se Gesù Cristo avesse deciso di non lasciarsi arrestare, nessuno poteva mettergli mani addosso per il potere che ci aveva lui da Dio. Perché ha lasciato fare quelli che volevano arrestarlo, sapendo che dopo l'arresto diventava il processo, sapendo che poi diventava tortura, sapendo che poi diventava crocifissione?
perché lui stava facendo il cammino dell'amore e attraverso di questo si stava caricando di tutti i peccati, le cattiverie, le storture delle persone del tempo, di allora, di oggi e di sempre. Si addossa la violenza, lui era non violento, si addossa l'ipocrisia dei tribunali religiosi e politici. I tribunali funzionano così: quando ci sono le cause importanti, le decisioni vengono prese prima di fare il processo. Quando si fa il processo, si trova il pretesto per poter realizzare le decisioni prese prima a tavolino, nei poteri nascosti. Non esiste il processo giusto in questo mondo. La massoneria sa benissimo che quando si vanno a prendere e a fare membri della massoneria i capoccia della società civile, poi va avanti quello che vuole la massoneria nella società, non quello che vuole la giustizia, la bilancia. La giustizia è presentata come una bilancia, no? Uguale per tutti, la legge uguale per tutti. Ma dove? La legge uguale per qualcuno. Altri sono al di là della legge. Quale politico è andato mai in carcere per i furti, per chi, quello che hanno provocato tutto questo macello in Italia, la morte di tante persone? Chi ha pagato per questo? Però se un piccolo viene trovato a spacciare, rubare, ad ammazzare, si fa il suo carcere, il suo ergastolo e così via. I grandi non pagano, i piccoli sì. La legge non è uguale per tutti. Gesù Cristo ha preso questa ingiustizia, tant'è vero che lui dei processi non si è difeso. Che tanto la decisione è già presa, che cosa mi difende a fare? Non ha cercato di salvarsi. E Pilato che gli dice, ma come? Perché non mi rispondi? Perché non ti difendi? Non lo sai che io ho potere di farti vivere o di farti morire? Dovresti tremare di fronte a me. Dimmi le cose come stanno. Il mio regno non è di questo mondo. Tu non mi interessi niente. Fai quello che vuoi. Se io volevo difendermi, chiedevo al Padre mio, mi dava 12 eserciti di angeli e vi ammazzava tutti quanti. Non ho fatto questo. Non è mio interesse fare in questo modo e risolvere così i problemi del mondo. Gesù Cristo, col suo amore, si stava caricando dei peccati. Ma capite cosa significa in pratica per noi? Quando subiamo delle ingiustizie, o ci mettiamo a fare guerra a chi ce le fa, oppure ci carichiamo per amore del suo peccato. Se un coniuge si comporta male, mette le corna, fa soffrire l'altro coniuge, il coniuge che subisce questa cosa o si mette a fare guerra al coniuge che lo fa soffrire e gli fa altrettanto, oppure lo continua ad amare portando addosso il peso dei suoi peccati, soffrendo ma per amore, continuando ad amare il coniuge che lo fa soffrire. Voi genitori non fate così con i figli? Quando un figlio disobbediente si comporta male e arriva ai casi estremi della droga, che cosa fate? Lo fate arrestare? Lo fate morire per droga così vi si toglie il peso di dosso? Oppure avete pazienza, soffrite nella speranza che arrivi il giorno in cui quello capisca e si converte e si salvi? Si fa in quest'altro modo. Ti si carica del peccato della persona amata in vista, nella speranza della sua redenzione. Questo ha fatto Gesù Cristo. Gesù Cristo, amore fatto carne, si è caricato di tutti i peccati, di tutte le cose brutte fatte allora e le ha portate sulla croce. Guardate, questo è importante perché qui è la chiave del cristianesimo. L'amore crocifisso. E vi dico questo. Chi ama in questo mondo non si può aspettare di ricevere applausi, di essere riconosciuto, di essere un grande. Chi ama in questo mondo finisce in croce e non c'è altro destino per questa persona. È vero o no questo? Chi ama finisce in croce. Faccio il facile profeta a dire questo. E se non finisce in croce è perché non ama, perché è un ipocrita. Perché il mondo perseguita chi non fa quelle cose che fa lui. Chi ama non le fa, finisce in croce.
Allora Gesù Cristo sulla croce era lì perché si era caricato, perché invece di far guerra ha amato quelli che facevano del male. Sulla croce è avvenuta una battaglia, altro che la terza guerra mondiale. Nessuno lo capisce questo. Guardate, il diavolo sperava che, sbattendo Gesù Cristo sulla croce, rendendogli difficile nel modo più difficile e impossibile che esista l'obbedienza a Dio e l'amore ai fratelli, Gesù Cristo sbroccasse. Cioè dicesse: ma padre mio, io ho fatto sempre la tua volontà, perché mi lasci morire in croce? Perché mi fai soffrire così? Perché non mi salvi da questa croce? Il diavolo sperava che Gesù Cristo sulla croce dicesse: ma oh, razza di delinquenti, dopo tutti i miracoli che vi ho fatto, tu ti ho guarito, stai lì a dire crocifiggimi, crocifiggimi. Perché fai questo? Ma che ti meriti? Io pregherò Dio che ti punisca per quello, per la mancanza di riconoscenza che tu mi stai esercitando adesso mentre sto sulla croce. Questo sperava che il diavolo, che Gesù Cristo facesse. Che cosa ha fatto Gesù Cristo verso chi lo ammazzava? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Chi di noi è in grado di fare questo? Questo ha fatto Gesù Cristo. Quindi ha fatto una cosa che il diavolo non ti aspettava. Ha amato i suoi assassini, ma nessuno l'aveva fatto. O torno a dire, guardate che i farisei, i capi, quelli che avevano scelto la sua condanna a morte sotto la croce, gli sbattevano in faccia queste cose. Eccolo lì, quello che ha guarito tanta gente, quello che ha fatto risuscitare l'altro dalla morte, eccolo pendente, crepa come tutti quanti gli altri. Serve a dire: è la morte più forte dell'amore. Tu hai predicato l'amore e stai a crepare così come tutti. Non è possibile che vinca il bene sul male, è il male che vince. Ed è una persona religiosa, apparentemente. Gli sbattevano infatti di tutto questa cosa, e lui in silenzio ad amare. Capite questa cosa? Amando laddove nessuno aveva mai amato, credendo dove nessuno aveva mai creduto, sperando dove nessuno aveva mai sperato, Gesù Cristo ha sconfitto il diavolo. Quando si fa l'esorcismo, sapete qual è l'arma più forte contro il diavolo? L'acqua benedetta? Il sangue di Cristo. Di quello il diavolo ha paura. E invocando quello che il diavolo se ne va. Il sangue di Cristo, perché il sangue di Cristo era il prezzo che il diavolo aveva chiesto a Gesù Cristo per continuare ad amare. Io sono sicuro che tu non verserai il tuo sangue, tu come tutti cercherai di salvarti la pelle, almeno all'ultimo momento. Gesù Cristo invece per amore ha versato il sangue, è morto per amore, ha fatto della morte il più grande atto di amore della storia. Allora il sangue sparso per amore è la sconfitta dello spirito del male. E quando si invoca sul posseduto, il diavolo se ne va, perché quella è la sua sconfitta. Lo capite questo? Allora, uno che ha amato così, uno che ha fatto di questo stile di vita, Gesù ha fatto questo perché era Dio fatto uomo, cioè amore fatto persona, nessun altro poteva fare questa cosa, era umanamente impossibile amare, credere, sperare come ha fatto Gesù Cristo sulla croce, al di fuori della portata umana, neanche la Madonna la poteva fare, se l'ha fatto è perché l'ha fatto Gesù Cristo prima di lei e lei lo ha fatto al suo seguito. Che cosa ha fatto Dio Padre? Quando è bella la prima lettura della messa di questa sera, che dice? Daniele, profeta, ha una grande visione,
meravigliosa, potente, e lui guarda, che cosa vede? Un vegliardo, un anziano, con i capelli bianchi lunghi, con la barba bianca lunga, Dio Padre. E di fronte a questo Dio Padre viene dal basso su una nube un essere umano, fatto di carne ed ossa. Ma come, in cielo, che è il mondo dello spirito, che sa fare una persona fatta di carne ed ossa? È una creatura inferiore. Beh, questa creatura sale dal basso su una nuvola e va davanti a Dio Padre. E Dio Padre lo guarda e gli dà potere, gloria e il regno. Potere che non finirà mai, gloria che non finirà mai, regno eterno. E Daniele vede questa cosa, quando Dio annuncia la verità in profezia significa che quella è la verità, quella cosa succederà. Ma lui, Daniele profeta, non sapeva né dove, né quando, né a quale persona si riferisse questa profezia. 500 anni dopo circa, con Gesù Cristo, Dio Padre, vedendo che Gesù ha amato dove nessuno amava, ha creduto dove nessuno credeva, ha sperato dove nessuno sperava, tu meriti regno, potenza, onore per sempre. Re dell'universo. Allora, l'amore crocifisso è diventato l'arma più potente, il potere più grande di tutta la storia, di tutta l'umanità, di qualsiasi altro potere che esiste sulla faccia della Terra. Le bombe atomiche non sono potenti come è potente il sangue di Cristo sparso sulla croce per amore. Oggi noi non ci dobbiamo confrontare con Mattarella, con l'Europa o con Papa Francesco. Noi ci dobbiamo confrontare con Gesù Cristo. Lui è il punto di riferimento per tutti. Lui, voluto da Dio. E vedete che Gesù Cristo non è diventato re perché era bravo, era forte, era bello, non fa che cosa. È diventato re perché ha amato fino alla morte di croce. Questo è il re che Dio sceglie per l'umanità. Quindi capite che quando i soldati di Pilato nel litostrodo, dopo aver frustato a sangue di Gesù Cristo, gli misero quella corona di spine che non sono due filetti con qualche punterella come certi quali si vedono, ma era proprio un casco e non erano le spine quelle delle piante, era di chiodi di acciaio, fatto come strumento di tortura per metterlo sulla testa dei condannati a morte per non toglierlo più fino a quando crepavano. Poi si toglieva e si dava un altro, il prossimo condannato a morte. Glielo misero questa corona di spine, gli misero un manto rosso, perché a quei tempi si dava ai matti il manto rosso. Eccolo dei giudei, manto rosso e corona di spine sulla testa. Era uno scherzo sadico, un ridere sulla tortura di un poveraccio. Loro lo facevano per prenderlo in giro per cattiveria, ma senza accorgersene e senza rendersene conto, incoronarono veramente Gesù Cristo della corona che lui possiede per essere re dell'universo, la corona di spine. Attraverso l'amore sofferto, Gesù Cristo è re dell'universo, è il nostro re.